Grazie ancora per questa bella opportunità di un summit di assoluto valore, di grande significato. Penso anche io che abbiamo davanti a noi rischi collegati alla perdurante condizione di crisi economica, sociale, produttiva, occupazionale ed anche alla situazione drammatica di emergenza sanitaria e pandemica, ma abbiamo anche straordinarie opportunità che dobbiamo saper cogliere e sostenere per imprimere una forte accelerazione alla crescita, alla ripresa economica, allo sviluppo sostenibile, al lavoro e alla coesione sociale. Tre grandi obiettivi davanti a noi: riparare i danni economici e sociali effetto della crisi pandemica, contribuire ad affrontare un po' le debolezze strutturali dell'economia in generale ed anche fare buon governo di questa fase che parte di transizione ecologica, industriale, ambientale, digitale, demografica, a cui dobbiamo aggiungere e collegare anche una necessità di transizione anche sociale. Se vogliamo ridurre ed eliminare gli ampi e i perduranti divari, se vogliamo agevolare l'accesso soprattutto delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, se vogliamo superare anche il ritardo accumulato per quanto riguarda le competenze tecniche, l'istruzione, la ricerca, noi dobbiamo fare grandi investimenti per mettere in marcia una dimensione vera sulla crescita e lo sviluppo. Affrontare queste tre grandi questioni, effetti della crisi pandemica, crescita e investimenti, governo della transizione ecologica, ci porta a ritenere esistano oggi le condizioni per comunità innovative, digitalizzate, aperte ai giovani, alle donne, capaci di sostenere la sfida dello sviluppo sostenibile e di creare coesione sociale e territoriale. Noi siamo stati uniti nella crisi, dobbiamo evitare di uscire divisi nella ripartenza e nella ricostruzione. Allontanare il rischio che molti ci indicano che la ripresa economica, lo sviluppo, la crescita, l'attivazione di importanti investimenti e risorse che abbiamo da spendere nei prossimi anni siano scollegati dal tema del lavoro e dell'occupazione, soprattutto per i giovani e per le donne. Penso che dobbiamo dare maggiore centralità alle tante questioni sociali più impellenti. Bene l'attenzione posta dai governi del G20 nei confronti dei paesi poveri, ci sembra una scelta più che opportuna. Bene la conferma, per esempio, della moratoria sui debiti sovrani per i paesi maggiormente esposti. Appare invece grave che non si sia trovata la quadra su un percorso vero di riforma dell'economia e del commercio globale. Noi dobbiamo continuare a chiedere la sospensione temporanea delle regole sulla proprietà intellettuale per consentire l'aumento di produzioni di massimo accesso ai vaccini in tutto il mondo. Io penso che anche questa può essere, diciamo, considerata una sfida da assumere come base di discussione di queste giornate. Penso che il G20, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, saranno proprio giudicati sulla base delle azioni che sapranno intraprendere a sostegno della coesione, della crescita equilibrata, del lavoro sicuro e dignitoso. Questi obiettivi ancora ci sembrano molto, molto lontani. L'Europa ha fatto grandi passi in avanti in questi
ultimi mesi, in questo ultimo anno e mezzo in modo particolare. Finalmente l'Europa si lascia alle spalle una assurda, odiosa visione tecnocratica tutta impostata sulle regole dell'austerity e del rigore finanziario e mette in campo risorse imponenti per rimettere in priorità il valore, la qualità del lavoro, la crescita, il contrasto alle diseguaglianze, la lotta alla povertà e sulla base di questo pensiamo siano stati importanti strumenti finanziari epocali come il Next Generation EU e per esempio il fondo SURE che abbiamo visto nel 2020 attivo per sostenere ammortizzatori sociali, per rafforzare le protezioni sociali ed anche per consentire intese per rimodulare e ridurre l'orario di lavoro nella prospettiva di fare un forte investimento sulla formazione, la crescita delle competenze, evitare esuberi e licenziamenti. Occorre, secondo noi, rendere strutturale questa visione, esportarne il modello anche fuori della Unione Europea, estendendo protezioni sociali e favorendo crescita e creazione di posti di lavoro stabili e di qualità anche attraverso le innovazioni digitali. Dobbiamo investire molto, molto di più sulla formazione, le competenze, la riqualificazione per superare questo disallineamento sulle politiche attive. Per superare questo disallineamento tra domanda e offerta di lavoro vanno rafforzati i servizi pubblici a partire da quelli sanitari, coordinare politiche industriali in linea con la sfida della transizione ecologica ambientale anche per avvicinarci ai parametri ambientali previsti dall'accordo di Parigi. E poi dobbiamo rimuovere le concentrazioni monopolistiche di alcuni mercati, impedire le pratiche fiscali elusive delle imprese multinazionali, obbligando queste realtà, insieme a tutte le aziende, ad osservare le linee guida dettate da OCSE. I principi guida dell'ONU sui diritti umani devono dar vita a standard minimi legali e sociali in tutti i paesi. Io penso che dal 2008 ad oggi il G20 ha fatto molta strada, consolidando l'esperienza di questi gruppi di lavoro a cui aderisce anche la società organizzata. Dobbiamo concentrarci di più nel dare protagonismo a livello europeo e internazionale alle parti sociali, al sindacalismo confederale internazionale. Per noi la pratica del dialogo sociale, della partecipazione, del confronto deve essere una pratica da istituzionalizzare perché le prospettive di crescita e di sviluppo dipendono anche dal contributo che può arrivare dai corpi intermedi della società. Ecco perché penso che lavorare di più e intensamente sul tema di come portiamo i vaccini dove servono, sui diritti, sulla crescita, sul lavoro dignitoso, sulle libertà sindacali possano anche oggi essere riconfermate come obiettivi prioritari dell'azione sindacale nella dimensione europea e nella dimensione internazionale. Grazie.